Una delle cose più difficili da capire quando si inizia un lavoro sull'albero genealogico è come degli eventi accaduti anni, decenni prima possono avere un'influenza così importante sulla nostra vita. Per capirlo, oggi ti spiego cos'è e come funziona la lealtà familiare. Sono Valerio Verrea, sono tarologo, dottore in psicologia, fondatore dell'Accademia Anima della Terra, dove aiuto le persone a comprendere meglio la propria vita attraverso l'uso dei tarocchi tradizionali. Se ti piacciono i contenuti gratuiti su tarologia e crescita personale, beh, metti un like al canale, mi aiuti a farlo crescere e a far sì che sempre più persone accedano a contenuti gratuiti su questi temi. Ecco, ma come mai cose che magari ha fatto mio nonno hanno un'influenza sulla mia vita oggi? Sembra controintuitivo, anche perché nella nostra società siamo abituati a pensare che tutto derivi dal qui e ora, da quello che io faccio in questo momento. Ma non è proprio così. E ce ne rendiamo immediatamente conto quando vediamo cose su cui noi agiamo, su cui cerchiamo di agire, ma queste cose non si risolvono, o magari anche se lì per lì si risolvono, dopo un po' tendono a ripetersi. In questi casi vuol dire che c'è qualcosa che non riusciamo a capire. E perché? Perché quello che influenza la nostra vita non è quello che noi vediamo, è quello pertanto su cui possiamo agire, ma la nostra vita è in gran parte influenzata da quello che c'è dentro di noi, a livello inconscio. E sento già qualche voce dire, ma cosa c'entro io nella mia vita se il mio compagno si comporta male, è lui che si comporta male, la mia compagna. Oppure se il mio capo ufficio non mi riconosce e non mi tratta bene, beh, allora è il mio capo ufficio che è una persona che non è per bene. Se non riesco ad avere successo nel mio lavoro, allora vuol dire che il mercato, il mondo intorno non va bene. Io cosa c'entro? In realtà la nostra vita è al 100% creata da noi stessi, ma da quella parte di noi che di solito non vediamo, perché siamo noi che ci innamoriamo, scegliamo di avere una relazione con una certa persona, scegliamo un determinato lavoro, o magari non sviluppiamo, non mettiamo a frutto competenze per fare un lavoro diverso, e pertanto siamo noi al 100% a generare la nostra vita, ma come abbiamo visto, purtroppo lo facciamo non solo con la nostra parte consapevole, ma in gran parte con la nostra parte non consapevole. Ma cosa c'entra allora la mia famiglia d'origine? Beh, iniziamo a capire che c'entra proprio qua. Sì, perché nella nostra parte inconscia abbiamo tutto quello che abbiamo vissuto dal momento della nostra nascita, anzi dal momento del nostro concepimento fino ad oggi. Ma abbiamo anche tutto quello che è stato vissuto dai nostri antenati, dai nostri genitori, dai nostri nonni fino ai nostri bisnonni, che attraverso il loro esempio e i loro insegnamenti è arrivato fino a noi ed è andato a creare il mondo, la percezione del mondo che noi abbiamo, la nostra percezione della realtà. E questo capiamo bene che ha un impatto molto importante. A maggior ragione se noi ci ricordiamo che noi, esseri umani, in quanto mammiferi, abbiamo una sorta di regola non scritta e inconscia che dice che il punto di partenza di tutto ciò che noi facciamo è proprio quello che è stato fatto dalla nostra famiglia d'origine, dal nostro gruppo di appartenenza. E questo pertanto ha un impatto fondamentale nella nostra vita e abbiamo sempre la tendenza, in un modo o nell'altro, a ripeterlo. Questa tendenza è quella appunto che chiamiamo lealtà familiare. E la lealtà familiare non è né positiva né negativa di per sé, è un dato di fatto, una dinamica, una modalità che noi esseri umani abbiamo per vivere e per portare avanti gli insegnamenti ricevuti. Ma se in alcuni casi, quando andiamo a portare avanti dei doni e dei talenti che sono arrivati dalla nostra famiglia di origine, questo è un qualcosa di positivo, in realtà la lealtà familiare può diventare un problema nel momento in cui noi sentiamo la chiamata per la nostra realizzazione personale o magari per trovare una vita più di armonia nel campo delle relazioni o delle amicizie, sentiamo la chiamata ad andare a fare qualcosa di diverso. In questo caso la lealtà familiare può diventare un ostacolo alla nostra autorealizzazione e alla creazione della vita felice e armonica che desideriamo. La lealtà familiare in realtà opera in modi molto molto complessi. Nei corsi di tarologia l'andiamo a studiare moltissimo, per molte ore, proprio per andare a capirne le diverse sfaccettature. Ti lascio qua però, per semplificare un po', tre spunti di riflessioni che ti possono servire per capire meglio come funziona e iniziare a coglierne le dinamiche all'interno della tua vita. Punto numero 1. La lealtà familiare porta a ripetere ciò che è successo nella famiglia di origine, ma non sempre nella ripetizione diretta, semplice, cioè che noi andiamo a fare la stessa cosa dei nostri genitori,
ma a volte anche per opposizioni o per altre forme particolari e simboliche, per cui noi andiamo a fare qualcosa che è diverso da quella che è stata l'informazione dei nostri genitori, ma in realtà anche questa diversità è di fatto una ripetizione. Ad esempio, se io vado contro a quello che dice mio padre, io non sono in realtà libero, ma sto facendo un qualcosa sempre in funzione di mio padre. Essere liberi significa essere liberi di andare per la propria strada senza nessuna influenza. Punto numero 2, la lealtà familiare agisce in maniera di cui noi normalmente non ce ne rendiamo conto, perché si basa su quella che è la costruzione della realtà, le credenze, le modalità che noi abbiamo di vedere il mondo. Il mondo è fatto così, le aspettative che noi abbiamo della realtà sono quelle. Per cui è molto difficile capire quando questa è in azione, quando questa ci sta limitando, perché semplicemente ci troviamo davanti a quello che è il mondo, a quella che è la realtà, e se la realtà si comporta così, limitando la mia vita, cosa c'è di strano? In realtà è proprio lì che agisce la lealtà familiare. Dobbiamo essere molto attenti per riconoscerla con una grandissima apertura, per mettere in discussione anche gli aspetti più fondamentali della nostra vita, accogliere punti di vista diversi, e questo ci aiuta a cogliere gli aspetti limitanti della lealtà familiare e iniziare a lavorarci. Punto numero 3, quando noi andiamo a fare qualcosa di diverso dalla lealtà familiare, quindi quando noi andiamo per la nostra strada, spesso si attivano emozioni a livello profondo, a livello sottile, che quasi nemmeno percepiamo, ma sono molto forti. Queste influenzano la nostra vita. Magari noi non le sentiamo ricollegate direttamente a quell'evento, ma iniziamo a non stare bene. Sentiamo che ci sono delle dinamiche emozionali di disagio che si attivano. A volte sono paura, a volte sono rabbia, a volte sono dinamiche di ansia, ansietà che si muove lì. Quando noi iniziamo a sentire queste emozioni, vuol dire che c'è qualcosa che stride, e lì può essere utile andare a guardarci con un po' più di attenzione. E per fare qualche esempio, possiamo pensare alla lealtà familiare in campo lavorativo. Se nella mia famiglia di origine il lavoro poteva essere solo dipendente perché non si poteva avere successo con un lavoro autonomo, la ripetizione del modello familiare potrebbe essere quella di dire: io vado e faccio solo lavoro dipendente, oppure io vado a fare un lavoro autonomo, ma poi mi troverò a lottare, a faticare moltissimo ad avere successo, perché anche quello è un modo per ripetere la lealtà familiare, quindi lo faccio, ma poi non mi funziona bene. Vivo una tensione in questo processo di realizzazione. Sul tema invece delle relazioni interpersonali, pensiamo a un modello familiare dove gli uomini sono aggressivi e narcisisti, potrò o semplicemente ritrovarmi degli uomini aggressivi e narcisisti, magari come mio padre era stato, per fare un'ipotesi, o magari io potrò andare a cercare uomini o donne diverse, ma con le quali una volta che avrò una relazione sentirò che qualcosa manca, come se la relazione, l'innamoramento, l'intesa, magari la sessualità non riescono a essere al 100%. Perché? Perché sto andando a agire un qualcosa che è diverso da quello che è l'informazione del mio sistema familiare, e pertanto l'energia non si riesce a sprigionare, una parte di me rimane bloccata perché va in contrasto con quell'informazione. Anche in questo caso è utile andare a vedere per capire che cosa c'è, sbloccare quella parte e lasciare che l'emozione, l'amore, l'energia nella vita si manifesti in maniera piena e armonica. Per riassumere, per darti una chiave che ti renda ancora più semplice comprendere quando la realtà familiare è attiva nella tua vita come un qualcosa di limitante, puoi andare a osservare se tu stai facendo un qualcosa nel campo delle relazioni o anche nel campo del lavoro e della realizzazione personale. Ma senti che qualcosa rimane un po' inceppato, senti emozioni non proprio coerenti, sgradevole, anche quando magari tu dici: ok, io so che voglio andare da quella parte, ma senti che qualcosa non funziona? Beh, in quel caso è abbastanza probabile che si attiva una dinamica di realtà familiare limitante. Per capire se c'è una dinamica di realtà familiare in atto, ovviamente un consulto tarologico può essere molto utile. Ti lascio qua sotto, se ti fa piacere, un link nel caso tu ne abbia bisogno. Detto questo, se ti è piaciuto il video, metti un like, commenta qual è la tua esperienza e chiaramente condividilo per aiutarmi a far crescere il canale e diffondere sempre di più questi contenuti che penso che siano molto molto utili a migliorare la vita delle persone in generale. Grazie per aver seguito fin qui e buon viaggio sulla via della tarologia.